Turismo natalizio sottotono nel Potentino, camere occupate al 35% con una media di poco superiore alle 3 notti, le stime di Federalberghi, e c'è chi rinuncia a fare i cenoni di Capodanno. Di contro la città dei Sassi continua ad attirare turisti, non solo italiani, con un numero di presenze vicine ai livelli pre-Covid. Per il prossimo anno importanti novità nel nostro TG, l'assessore alla cultura dei Sassi, Tiziana Doppido. Crisi del lavoro, imprese in continua sofferenza, pesanti le ripercussioni sul fronte occupazionale. In Basilicata la cassa integrazione schizza al più 692%, i dati della UIL. Intanto prosegue il nostro giro tra i sindacati lucani per un bilancio di fine anno. Ai nostri microfoni, dopo Summa, la volta di cavallo della CISL. Leggere e comprendere il Vangelo attraverso le parole degli Apostoli lo ha fatto padre Infantino, missionario tricaricese in Brasile, nel suo ultimo libro dedicato a San Paolo. Lo sport, con il campionato fermo per la sosta natalizia, Potenza e Picerno si dividono tra riposo ed allenamenti in vista del prossimo turno del 7 gennaio. Nel volley di Serie A2, brutto risultato per la Cave del Sole, che ha perso 3-7-0 contro i calabresi della Vibo Valentia. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sulla Nuova TV. Lo avete sentito dai nostri titoli. Turismo natalizio sottotono nel Potentino, l'assenza di neve, la frana di Maratea e l'aumento del costo della vita sono questi i fattori principali che hanno portato ad un significativo calo delle presenze turistiche in queste festività. Rispetto allo scorso anno, a Potenza città parliamo di un 30% in meno, e tra gli albergatori c'è chi rinuncia ad organizzare il tradizionale cenone della notte di San Silvestro. I particolari da Fabrizio Di Vito. Per gli albergatori di Potenza e provincia non sono certo festività esaltanti per arrivi e presenze, a differenza della tendenza decisamente positiva a livello nazionale. Secondo Federalberghi siamo al 30-35% delle camere occupate, con una media di poco superiore alle 3 notti. Sono venuti meno i turisti di prossimità, in primo luogo pugliesi, laziali, campani, e i turisti di ritorno, emigrati che sino al 2019 rientravano nei paesi di origine per ritrovare famiglie ed amici. A scoraggiare il tradizionale flusso del turismo natalizio, la mancanza di neve, le insolite temperature miti di questi giorni, nonché la difficile situazione di Maratea legata alla frana delle scorse settimane. Difficoltà confermate anche dagli albergatori di Potenza città, alle prese con un significativo calo delle presenze. Molto di meno, ci aspettavamo sicuramente molto di più, ma un po' di situazioni, un po' il tempo meteorologico caldo, che semmai eravamo più come attrazione più la neve, fatto mancare un po' di presenze. Soprattutto la situazione di Maratea, dobbiamo dire che a differenza dell'anno scorso, che comunque è una meta indiretta per chi viene a Potenza, ma un giorno, due giorni in questo periodo se li fa, hanno avuto un grande problema. Quindi diciamo che sono stati i due punti determinanti per far abbassare le prenotazioni, non pieni sicuramente. A differenza di Capodanno, che grazie a Dio ci sono delle manifestazioni nell'Interland dove ci hanno permesso di riempire la struttura. E c'è chi, proprio a causa delle scarse presenze, ha deciso di rinunciare ad organizzare il tradizionale cenone della notte di San Silvestro. Abbiamo avuto forse un meno 30% di prenotazioni, sia per i giorni praticamente prospicienti al Natale, cioè Vigilia e Natale, che poi insomma per il Capodanno non c'è stato molto movimento, tant'è che quest'anno, forse il primo anno, abbiamo deciso insomma di non aprire per il 31, per il cenone del 31, ma saremo aperti soltanto per il pranzo del primo gennaio. Ma cosa cerca il turista che ha scelto il Potentino per questi giorni di festa? A Potenza comunque comincia a piacere molto la città, cerca sicuramente il buon cibo, quindi è un invito anche ai ristoratori di approfondire sempre di più le ricerche regionali, ma soprattutto locali, del Potentino, perché comunque c'è molta richiesta dalla Puglia, dove sappiamo che è la madre della gastronomia del sud, però se ci scelgono significa che la qualità la riusciamo a dare. Ad acuire le sofferenze dell'intero settore ricettivo c'è il caro energia e l'aumento del costo delle materie prime, che non consentono di venire incontro alle esigenze dei clienti con una riduzione delle tariffe. A questo si aggiunge la difficoltà nel reperire personale. Subiamo un rincaro dal punto di vista energetico non da poco, ma soprattutto abbiamo anche registrato un rincaro
quasi del 30% di tutti i prodotti di consumo, insomma, ma questo lo possono vedere tutte le casalinghe a casa, lo può registrare chiunque. A questo si aggiunge il fatto che è difficile nel nostro settore reperire il personale e chiaramente si tirano le somme, non ci sono flussi, il personale si reperisce insomma a singhiozzo e tutto quanto, e alla fine si decide di magari di chiudere, ecco, per quel giorno. Spero sia soltanto una breve parentesi, ritorneremo più forti di prima l'anno prossimo. Vanno decisamente meglio le cose a Matera, la città dei Sassi infatti continua ad attirare turisti non solo italiani, con un numero di presenze vicine ai livelli pre-Covid. Per il prossimo anno ci sono importanti novità, ce le ha illustrate l'assessore alla cultura e ai Sassi Tiziana Doppido. Il servizio di Lucia Pietrafesa. Anche quest'anno Matera non ha deluso le aspettative, buone le presenze anche straniere per queste festività. La città dei Sassi continua ad attirare turisti con numeri che stanno tornando ai livelli pre-pandemia. Un trend che per il 2023 l'amministrazione intende rafforzare a partire dall'attivazione di nuovi contenitori culturali. Avere dei contenitori culturali, Matera ne ha tanti, nei Sassi, nel centro storico e non solo, anche nei vari quartieri, è fondamentale. La maggior parte di questi contenitori sono interessati da problematiche legate ai lavori pubblici, stiamo cercando di affrontarle una per una, perché questa è sicuramente una delle grandi novità del prossimo anno. Poi il bando eventi dal prossimo anno partirà da gennaio e anche questa è una bella novità, perché si tende poi a farlo partire tardi e a escludere periodi importanti anche dal punto di vista turistico come Carnevale e Pasqua. Il nuovo anno porterà importanti novità per i Sassi, dichiarati patrimonio UNESCO nel 1993. In primis faremo partire un piano di manutenzioni ordinarie e straordinarie nei Sassi, grazie a dei capitoli che abbiamo aperto noi come amministrazione comunale un anno e mezzo fa, che non è un piano che non è mai stato fatto partire dall'86, dalla legge speciale 771, e quindi cambieremo un po' i connotati, ma in senso buono ovviamente, d'accordo con la sovrintendenza, ai Sassi, tutte quelle problematiche legate per esempio ai fontanini che non funzionano da anni, o alle cisterne, o che sono anche un problema di sicurezza, ringhiere, rampe, ci sono tantissimi piccoli e grandi problemi, andremo a sistemare quelli con dei fondi che abbiamo trovato. Sassi non solo più belli e accessibili, ma anche più sicuri. Avvieremo finalmente degli immobili come il casale, un presidio di vigili e di primo soccorso sanitario, che è importante avere nei Sassi, perché sennò l'ospedale non è proprio vicinissimo, sempre il prossimo anno in piazzetta Garibaldi. La casa della legalità l'abbiamo inaugurata quest'anno, l'anno prossimo finalmente sarà gestita, perché la manifestazione di interesse è in scadenza e abbiamo avuto delle proposte. Ci sarà molta vivacità legata alla valorizzazione dei Sassi, che poi sono il cuore pulsante della città. Restiamo in provincia di Matera, si svolgeranno questo pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di Tinchia Pisticci i funerali di Francesco Iannuzziello, il ventenne che nel giorno di Natale ha perso la vita nell'incidente lungo la strada che collega la frazione Pozzitiello a San Basilio. Il sindaco Domenico Albano ha proclamato il lutto cittadino. Il ragazzo di appena 20 anni viaggiava su una Fiat 600 che per cause da accertare si è ribaltata, inutili i soccorsi. E adesso c'è la sanità, sono aperte le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid dei bambini tra i 6 mesi e i 4 anni nei presidi dell'ASP, per cui è necessario accedere alla piattaforma di poste vaccinocovid.gov.it inserendo codice fiscale e numero della tessera sanitaria del minore. Così come previsto dalla circolare del Ministero della Salute, sarà somministrato il vaccino Pfizer nella specifica formulazione per bambini. Ricordiamo che per le prime dosi, per i soggetti dai 12 anni in poi, restano ad accesso libero. La prenotazione è altresì obbligatoria per la somministrazione della terza, della quarta e della quinta dose. Per gli over 80 si conferma l'accesso libero ai punti vaccinali. Nella sede ASP di Potenza le prime date utili sono quelle del 14, del 21 e del 28 gennaio, dalle 8 alle 19.30. Per gli altri presidi dell'ASP il calendario si può consultare sul sito dell'azienda sanitaria di Potenza.
E adesso c'è un'ampia pagina dedicata ai temi del lavoro. Non c'è pace per il sistema produttivo lucano che, oltre a trascinarsi gli effetti della crisi pandemica, si trova ad affrontare le ulteriori difficoltà derivanti dal caro energia e dal caro bollette, e le ripercussioni si vedono soprattutto sul fronte occupazionale. In Basilicata, nei primi 11 mesi del 2022, la cassa integrazione è schizzata al più 692%, a riferirlo l'ufficio politiche del lavoro della UIL, il servizio di Celestino Benedetto. I numeri fotografano una situazione in continua sofferenza per le imprese lucane e soprattutto per i lavoratori. Nei primi 11 mesi dell'anno è schizzata a più 692% la cassa integrazione straordinaria concessa in Basilicata, con 9,7 milioni di ore contro 1,2 milioni di ore del periodo gennaio-novembre 2021. L'andamento dell'indennità è decisamente migliore per la CIGO ordinaria, con 5,4 milioni di ore primi 11 mesi del 2022 contro i 18,4 milioni di ore dello stesso periodo 2021 per la CIG in deroga, con 165.500 ore contro 3,3 milioni del 2021. A riferirlo è l'ufficio politiche del lavoro della UIL, che ha rielaborato su base regionale i dati INPS relativi ai primi 11 mesi 2022, che consentono di tirare le somme di un primo bilancio provvisorio in attesa dei dati di dicembre. Fortunatamente il numero di ore è molto distante da quello che ha caratterizzato il difficile biennio pandemico, tuttavia, come evidenzia il segretario della UIL Lucana, Vincenzo Tortorelli, le ore autorizzate quest'anno dall'INPS sono superiori a quelle del periodo pre-Covid. Non c'è pace per il sistema produttivo che, oltre a trascinarsi gli effetti della crisi pandemica, si trova ad affrontare le ulteriori difficoltà derivanti dal caro energia e dal caro bollette. Situazioni queste che, in assenza di soluzioni e misure, come evidenziano dal sindacato, rischiano di provocare ulteriore incremento della disoccupazione. La soluzione prospettata da CGIL CISL UIL, avviare dal nuovo anno il piano del lavoro e, con le risorse del PNRR e dei programmi di spesa comunitaria, dare continuità a migliaia di posti di lavoro a rischio e per ampliare i livelli occupazionali. E per venire incontro alle numerose crisi aziendali, entro il prossimo 31 dicembre le prime 25 aziende che ne faranno richiesta potranno avere accesso gratuito alla suite finanziaria, una piattaforma nata da una iniziativa del sistema camerale lucano, volta a fornire alle imprese strumenti per misurare il proprio stato di salute economico-finanziario. Per accedere ai servizi della suite finanziaria è necessario inviare la mail di richiesta alla PEC oc.assetbasilicata@legalmail.it, indicando ragione sociale, tipo di impresa, nome utente e recapito telefonico. E a proposito di crisi sociale, con Vittorio Laviano abbiamo fatto il punto sulla situazione occupazionale in Basilicata con i tre segretari di CGIL, CISL e UIL. Ieri abbiamo ascoltato Angelo Summa della CGIL, oggi è la volta di Vincenzo Cavallo. Il segretario della CISL Lucana rivendica la scelta di non aver aderito allo sciopero nazionale contro la finanziaria del governo nazionale, che, come spiega, non ha cambiato la manovra. Sentiamolo. Il segretario generale della CISL di Basilicata, Vincenzo Cavallo, analizza i fatti accaduti nell'anno 2022 che volge al termine e spiega perché il sindacato non ha partecipato allo sciopero generale contro la manovra finanziaria del governo. È stato un anno impegnativo, soprattutto per l'organizzazione che io mi onoro di rappresentare. All'inizio dell'anno abbiamo intrapreso il percorso congressuale, che è terminato a metà maggio, e abbiamo avuto un cambio di dirigenza, tantissimi giovani, ma il problema riguarda soprattutto alla guerra nel mese di febbraio, una guerra che purtroppo è alle nostre porte, una sciagurata invasione di Putin a popolo ucraino. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: l'incremento, diciamo, della bolletta energetica, l'inflazione ormai che viaggia a due cifre, e quindi anche con una perdita del salario. Non abbiamo condiviso il percorso dello sciopero generale, così come non lo avevamo condiviso lo scorso anno, tant'è vero che lo sciopero non ha portato nessun risultato rispetto a quelli che erano le note all'interno della legge di bilancio.
I rapporti della CISL con la Regione Basilicata. Noi siamo in grossissime difficoltà. Una crisi politica che ormai si trascina da mesi, non ancora conclusa. Mancano ancora dei tasselli, come tutti sappiamo. Dopo le dimissioni dell'assessore all'agricoltura, la Regione Basilicata non ha ancora, dopo più di due mesi, un assessore all'agricoltura, uno, diciamo, degli assessorati più importanti per questa regione. Abbiamo il problema della sanità, c'è il rischio di non avere neanche più il diritto alla salute. Il confronto lo abbiamo avuto nei giorni scorsi con una prima riunione. Nel mese successivo e nelle settimane successive noi avremo più incontri per ragionare sulle varie problematiche, perché il problema della sanità non è unico. Cavallo infine ribadisce l'autonomia del sindacato anche nella contrattazione con il governo centrale. Ci dobbiamo confrontare con un governo che ormai, diciamo, sta lì da 50 giorni e alcuni tavoli tematici ce l'hanno già dati per il prossimo mese, il 12 sul lavoro, il 19 sulla previdenza. Ci sono grandissime riforme che vanno fatte, però dobbiamo interloquire senza pensare al colore che ci sta dall'altra parte. La CISL è un sindacato autonomo e noi ci confrontiamo con chi il cittadino italiano ha messo dall'altra parte del tavolo. E a proposito di lavoro, un'importante opportunità è riservata ai giovani lucani tra i 18 e i 28 anni, 35 posti disponibili in diverse sedi dell'Avis in Basilicata nell'ambito del bando di servizio civile per un anno di formazione nel campo della cultura, della solidarietà, della pace e dei diritti. Per partecipare al progetto è necessario essere in possesso dello SPID, compilare ed inoltrare la domanda entro il prossimo 10 febbraio sul sito domandaonline.servizio civile.it. Dopo la scadenza del bando i candidati dovranno sostenere un colloquio di selezione. Il servizio civile dura 12 mesi e prevede un impegno di circa 25 ore settimanali su 5 giorni di servizio, con assegno mensile di 444 euro ed è compatibile con altri tipi di impegni lavorativi, sportivi o di studio. Si può presentare una sola domanda, pena l'esclusione dal bando, per cui è importante scegliere con cura il progetto e la sede per la quale candidarsi. Cambiamo argomento, applicare anche alla risorsa idrica il sistema del bonus gas erogato ai lucani attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili per risparmiare sull'acqua. La Regione stanzia 15 milioni di euro rinvenienti dai fondi FSC e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un investimento che comporterà nei prossimi 10 anni un risparmio pari ad almeno 30 milioni di euro. Prevista la realizzazione di 2 impianti di energia rinnovabili al servizio di acquedotto lucano, che copriranno l'8,5% del fabbisogno energetico di AQL e saranno ripagati in 5 anni. Lo comunica l'assessore regionale all'ambiente Cosimo Latronico. Si tratta di una strategia inedita, evidenzia l'assessore, per un'azienda energivora come AQL, dotata di una complessa rete idrica che porta l'acqua in salita, vista la conformazione dei comuni lucani. E voltiamo pagina in questi giorni di festa, particolarmente sentiti dai fedeli cristiani. Leggere e comprendere il Vangelo attraverso le parole degli apostoli può rivelarsi un'occasione di crescita spirituale. È quanto ha fatto padre Infantino, missionario tricaricese in Brasile. Nel suo ultimo libro ce lo racconta Vito Sacco. Padre Vittorio Infantino è un sacerdote di origine tricaricese, missionario in Brasile dal 1966. Già autore di Dialogo con la vita e di L'avventura umana di Dio, ha presentato recentemente a Tricarico, nel Salone degli Stemmi dell'Episcopio, la sua ultima fatica, Vangelo di Paolo rivelato da Cristo all'Apostolo delle Genti, che è la presentazione dell'amministratore apostolico della diocesi di Tricarico, Monsignor Giovanni Intini. Dire il Vangelo di Paolo significa sottolineare che Paolo ha talmente accolto dentro la sua vita il Vangelo di Cristo da diventare lui stesso un'icona del Vangelo con la sua vita. Un libro, ha detto Monsignor Intini, che non è per addetti ai lavori o un'opera che vuole lanciare nuove scoperte biblico-teologiche sull'Apostolo delle Genti. È un'intensa meditazione sul percorso che ha condotto Paolo dalla via per Damasco fin dentro le profondità del mistero nascosto da secoli e rivelato nella pienezza dei tempi, il mistero di Cristo. Padre Vittorio
ha voluto rileggere l'esperienza di Paolo alla luce di quella che è la sua esperienza di, ma diciamo anche di sacerdote missionario in Brasile, dove attraverso i fatti della vita, le storie, ha potuto constatare veramente che, come è avvenuto per Paolo, così è avvenuto nella vita di tanti uomini, donne, giovani, anziani che lui ha incontrato, che nel momento in cui hanno incontrato Cristo hanno cambiato la loro vita. Il Vangelo di Paolo, ha detto padre Vittorio Infantino, non contraddice gli altri, ma li completa, perché in esso è anche presente una realtà nuova, legata alla vita cristiana delle prime comunità, la differenza tra giudei e gentili. Perché loro pensavano che il cristianesimo doveva passare necessariamente come prima fase, essendo giudei, e poi essere cristiani, quello che era avvenuto esattamente per i giudei, mentre il cristianesimo è venuto con la venuta dello Spirito Santo, quindi ha oltrepassato tutta la storia antica. Sul rapporto tra San Paolo e gli apostoli, padre Vittorio ha detto: lui ha continuato la sua evangelizzazione e poi si è riunito con San Pietro per raccontare quello che era avvenuto, e allora hanno stabilito che Paolo avrebbe annunciato il Vangelo, quindi la stessa cosa, ai pagani, e loro si sarebbero riservati l'annuncio agli ebrei. Veniamo per un istante al bando per la prima casa. Con una delibera approvata nei giorni scorsi dalla Giunta regionale lucana è stato finanziato lo scorrimento della graduatoria relativa all'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per l'acquisto della prima abitazione. Alla dotazione finanziaria iniziale di 10 milioni di euro si aggiunge con questo provvedimento un ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro a valere sulle risorse rese disponibili a seguito della riprogrammazione del piano di sviluppo e coesione. E adesso c'è lo sport. Con il campionato fermo per la sosta natalizia, Potenza e Picerno ne approfittano per dividersi tra riposi ed allenamenti. Entrambe le formazioni si ritroveranno domani per riprendere proprio gli allenamenti in vista del prossimo turno di campionato in calendario sabato 7 gennaio. Salvatore Colucci. Potenza subito al lavoro. Messi da parte i primi giorni di riposo per le festività natalizie, è giunto il momento di tornare in campo per prepararsi al meglio per la ripresa del campionato. Da domani la truppa di mister Raffaele sarà impegnata al Viviani per 3 giorni con doppie sedute di allenamento, per una sorta di richiamo di preparazione e per arrivare pronti al prossimo impegno che vedrà i rossoblù di scena a Rocchi di Viterbo contro il Monterosi. I rossoblù, dopo questi 3 giorni di lavoro, saranno lasciati liberi per ritornare tra i propri affetti, per festeggiare il nuovo anno e tornare poi nuovamente in campo al Viviani quasi certamente martedì 3 gennaio per impostare il consueto lavoro pre-partita in vista della gara nella città dei Papi. Il Potenza si è congedato dal 2022 con una vittoria pesante contro la Fidelissandria. I 3 punti hanno permesso di raggiungere quota 24 punti in classifica e la 14ª posizione, a metà strada tra playoff e playout, equamente distanti a 3 punti. Tanta soddisfazione in casa Picerno, anche se il 2022 si è chiuso sul campo con una sconfitta di misura contro il Catanzaro. Dopo aver migliorato di un punto il record dello scorso anno nel girone di andata, i melandrini si sono presentati alla sosta con 27 punti all'attivo, un punteggio che permette ai ragazzi Longo di poter andare a Foggia sabato 7 gennaio per lo scontro diretto contro i Satanelli. Nelle ultime 9 partite 20 punti raccolti, tanti quanto il Crotone, grazie alle 6 vittorie e 2 pareggi che hanno tirato fuori i melandrini dalle sabbie mobili della zona play-out, e se si va ad escludere proprio la gara di venerdì, i rossoblù di Longo sarebbero addirittura imbattuti. Per i ragazzi Longo ritrova al Curcio mercoledì pomeriggio per 3 giorni di lavoro e poi nuovo stop fino al 3 gennaio. E per fare il punto sul campionato di Serie C, vi ricordo questa sera in diretta sulla Nuova TV a partire dalle 20.45 c'è la nostra trasmissione sportiva Stop and Goal. Chiudiamo con il volley di Serie A2, punteggio amaro per la Cave del Sole Lagonegro che in casa della capolista Vibo Valencia cede per 3-0. Primo set equilibrato, un punto per parte, poi Lagonegro prova l'allungo sul 20-22, ma la Tonno Callipo recupera e ribalta lo
scorre. Nel secondo set la Vibo trova il vantaggio, poi l'Agonegro ribalta, ma i calabresi ritornano a condurre. Nel terzo set un temporaneo vantaggio dei Valnocini, subito azzerato dai padroni di casa sull'8-8. Da quel momento in poi la Vibo Valencia attacca fino alla fine della gara, mentre i biancorossi non riescono a contenere gli attacchi avversari. E per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento con il TG Flash delle 17. Grazie per essere stati con noi e buona giornata, arrivederci.